Un incontro storico con ottimi risultati è quello tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, che si è tenuto sull'isola di Sentosa a Singapore. Una stretta di mano sullo sfondo delle bandiere e poi il primo faccia a faccia tra i due capi di Stato, durato circa 40 minuti. Un colloquio è andato meglio di quanto chiunque potesse immaginare, ha detto Trump all'uscita, definendo Kim un uomo di grande talento che ama moltissimo il suo paese e annunciando un nuovo incontro, questa volta alla Casa Bianca. Quindi la firma davanti alle telecamere del documento che sancisce il nuovo corso di Pyongyang verso una completa denuclearizzazione della penisola coreana.